Ser Barzillotto per voi, buongiorno, buongiorno a tutti carissimi amici. Allora, oggi video pre-weekend, questo weekend di sole, vi auguro a tutti chi va al mare, insomma chi la prende di ferie, buon fine settimana a tutti quanti. E niente, ora volevo fare questo video, volevo parlare di tante cose, tante, 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 però tutte non ce la faccio, non potrei iniziare a parlarne. Allora, parlerò di un paio di cose, eh? Vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Allora, il primo, che è qualche giorno che lo voglio dire, che voglio parlare, non l'ho fatto, non ho avuto tempo e me l'ho anche dimenticato. Allora, finale Coppa Italia. Vabbè, ha vinto Napoli. Complimenti a Napoli, a Gattuso, a Rino, il mio grande Rino, cuore rosso nero, contento per lui, anche per quello che è successo recentemente con la scomparsa di sua sorella. Vi faccio complimenti. La Juve sottotono ha confermato. Un po' di carenze per le finali, vabbè, è andata così, però quello che volevo parlare è il fatto che c'è stato l'inno italiano all'Olimpico, a parte la coreografia che ha fatto schifo, ma forse sarà dovuta al momento, alla situazione che viviamo in questi mesi, per amor di Dio. Ma io dico, no. Chi fa cantare? Chi fa cantare? Ci saranno dei cantanti in Italia? Ci saranno? Ma ci saranno? Italiani? Non italiani in quel modo, italiani veri? Che magari l'inno lo cantano anche meglio? Sanno le parole? Ci saranno? Io non sono un grande fan, estimatore della musica italiana. Preferisco più la musica inglese, rock, 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 va bene. Però l'inno italiano. Ma porca puttana, ci saranno cantanti? Cioè, quanti ce ne saranno meglio? Devi mettere anche Pappalardo. Qualcuno, ma ci sarà? No, sai chi è quello mezzo reppettaro, repparo lì, quel nero, è nero, non voglio essere razzista, è nero, poi tutto vestito di nero, nero. Poi, che non sa le parole, ma poi chi è? Scusate, ma io nel... Nella mia carenza artistica, musicale, non mi sono perso qualcosa? In questo anno, due, tre? Ma quello da dove è uscito? Ma dove l'hanno raccattato? Da dove? In quale vicolo? In quale scantinato? Qualche cantina? Dove l'hanno preso quello? Io non voglio essere ignorante. Ma si fa cantare un inno italiano in quel modo, uno come quello? Mamma mia! Poi il discorso, no, che si fa cantare, facciamo cantare uno di colore, perché bisogna stringerci intorno all'America, come che ruffiani del cazzo, come siamo? Ma che cavolo fa cantare? Ma chi? Ma chi? Ma noi bisogna pensare a cazzi nostri, bisogna pensare a problemi nostri che abbiamo nel nostro paese. No, in America, allora l'inno italiano si fa cantare uno di colore, anche se è cittadino italiano. Perché? Per stare vicino all'America nel periodo che stanno passando. Pensiamo un po' a cazzi nostri. Ma perché bisogna sempre andare a pensare a porini quelli, porini quell'altri, e poi in casa nostra non si guarda mai. Anche le facce di quelli che erano lì dietro, i dirigenti FIGC, Legacalcio, chi erano, ma si vedeva dalle facce. Hanno dovuto fare per far che una cosa del genere? Che cavolo l'hanno dovuta fare? Per far che cosa? È uno schifo, una vergogna. Tutti i cantanti ci sono in Italia, bravi o no, però almeno lì non avrebbero, le parole l'avrebbero sapute cantare come le vanno cantate, non in quel modo. Poi cambiamo discorso. Incidente di ieri di nostro Alex Zanardi a Siena. Fra Pienza, Montalcino, la gara di handbike era per beneficenza o non so se era una beneficenza o una gara di campionato, non si è capito. Si è scontrato con perso il controllo in curva di
del suo mezzo e si è scontrato contro un camion, un mezzo pesante. Un mezzo pesante. Allora, io sono d'accordo che sono sport pericolosi, moto mondiale, moto, Formula 1, sci, e va bene. Sono sport pericolosi, lo sanno che rischiano la vita, ma se va bene, in caso di incidente, rischierebbero l'abbandono del loro sport, perché anche chi si infortuna gravemente non può. Ma io dico, no, è un'organizzazione. Allora, io poi era fermo, poi ancora non si è capito che se era in movimento questo camion o era fermo. Ma anche se fosse stato fermo, porca mamma, uno fa una curva, no? Vanno a una certa velocità, ma succede qualcosa. Ma ti pare trovarsi, anche se era fermo, un camion lì? Una corsia. È una strada a due corsie, era una provinciale. Mi metti in camion, fai sta in camion, ma l'organizzazione, la sicurezza. Io vado a fare le gare, faccio le gare, però voglio la sicurezza. Devo essere messo in sicurezza. Poi se succede, capita che durante la gara perdo il controllo, casco male, uno mi monta sopra, poi succede tante cose nel contesto, ma porca poi, uno è andato, ha preso la curva, gli è partita la curva larga, ha trovato un camion. Un camion. Ma che facevano? Una corsia, una gara a una corsia sola? Le strade devono essere messe in sicurezza, ragazzi. E comunque speriamo che ce la faccia, che tenga duro, ma in condizioni critiche gravi, terapia intensiva. Speriamo bene, però l'organizzazione ha fatto ridere. Un camion, che cavolo ci stava a fare un camion durante una corsa di persone poi addirittura handicappati? Un camion. Boh, è come gli sciatori, no? Fanno le discese e va bene, è rischioso perché hanno le protezioni, ma se cascano, rotolano male, o magari certe volte hanno rotto le reti, cioè le piante. E quelle ne voleva fa parte di, però è come se cascano, prendono, escono dalla pista e lì vicino, prima delle protezioni, trovano, che ne so, una roulotte, un camper. Venite che ci sta a fare una pista di sci di campionato mondiale, una roulotte lì parcheggiata lì dietro una curva? È uguale, è lo stesso contesto, per essere in sicurezza. Poi se capita che nel loro sport succede, perché può succedere, può succedere di tutto, perché sono sempre sport pericolosi, anche il calcio è uguale, uno picchia la testa, si fa male, malore, tante cose, però la gente deve essere messa in sicurezza di fare cose. Ma ragazzi, ma che cavolo siamo? Si pensa all'America, vedete, che cose razzisti contro i neri, famo cantare il inno a uno di colore. E poi guardate, fanno una gara per le strade, non c'è niente sicurezza e vedete che succede. Io rimango basito. Dal vostro Se Bartellotto è tutto, vi auguro un buon fine settimana, perché ci rivediamo prossimamente. Ciao ragazzi!